Il Barletta punge tre volte, il Trani paga a caro prezzo le ingenuità in fase difensiva e non riesce a cambiare faccia alla partita. Il primo derby della stagione tra le due realtà della BAT, valido per l'andata degli ottavi di Coppa Italia dilettanti, lo vincono i biancorossi, meritatamente, nulla da dire. Finale 3-0 sul sintetico del Sante Diomede di Bari, campo neutro per l'occasione, alla luce dell'indisponibilità del comunale tranese. Risultato che vale una seria ipoteca sul passaggio ai quarti, anzi molto di più. Francesco Bitetto, scelto giovedì scorso dalla dirigenza biancorossa al timone della squadra al posto dell'esonerato Sergio Lacava, si affida in avanti a Nicolas Di Rito, supportato da Pellecchia, Pizzutelli e lo Iodice. Muzio Fumai per la Vigor Trani non ha per squalifica i centravanti Consolazio e Guglielmi. Spazio nel tridente offensivo al giovane Gallo, Colella e Rocco Augelli. Il Barletta scatta meglio dai blocchi. Il Trani, quando prova ad alzare il proprio baricentro, si fa infilare dagli ospiti. Pellecchia crossa magistralmente dalla destra, Di Rito fa il dirito e di testa batte così Musacco. Minuto 20, biancorossi in vantaggio, esordio stagionale con gol dell'attaccante argentino. La Vigor prova a scuotersi, Diagne però viene anticipato al momento della conclusione. Il Barletta è squadra di qualità ma anche di sostanza e a 10 minuti dall'intervallo raddoppia e lo Iodice, ottima la sua prova, a siglare di testa il gol del 2-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Trani sotto di due reti non molla, però i biancazzurri chiedono il gol su questo tentativo in aria di Diagne. Poi, sugli sviluppi del calcio d'angolo, la palla termina nel sacco, ma dopo che l'arbitro aveva interrotto il gioco per un fallo in attacco ai danni di Rossetti. Primo tempo in archivio. Colella ha una buona chance in apertura di ripresa per la Vigor, ma il suo mancino su punizione è da dimenticare. Il neo entrato Cassano fa fatica ad addomesticare il pallone, perde l'attimo buono per calciare verso la porta avversaria. Il Barletta gestisce a proprio piacimento la partita. Sguera in campo al posto di Pizzutelli, calcia debolmente e centralmente da buona posizione. I biancazzurri non hanno le energie per produrre il massimo sforzo utile a rimettere in discussione il discorso qualificazione. I biancorossi invece controllano la gara e non disdegnano di andare alla ricerca del terzo gol. Ultimi minuti, a solo di alto livello di lo Iodice, conclusione con il destro, ma un super Musacco gli nega la gioia della doppietta personale. L'esterno offensivo del Barletta ci riprova prima del 90esimo, ma il suo colpo di testa frutta soltanto l'illusione ottica del gol. La terza rete degli ospiti arriva con l'ausilio della dea bendata in pieno recupero. Grazioso e sfortunato quando, nel tentativo di andare in anticipo sul diretto avversario, insacca nella porta sbagliata il più clamoroso degli autogol. Finale 3-0 dunque. Giovedì 15 c'è la gara di ritorno, ma la qualificazione dei biancorossi è ormai cosa fatta e domenica scatta il campionato di eccellenza con Casarano Barletta e Trani Novoli.